Ciao a tutti, io come sempre sono Vlad Sparo e so cose. Mi trovo di nuovo oggi in un caldissimo giorno d'estate al tirassegno nazionale di Legnano, dove sto dando un'occhiata alle loro armi che hanno in collezione. In particolare oggi diamo un'occhiata e proveremo la Beretta 84 FS Cheetah. Abbiamo già visto, tra virgolette, l'antenata diretta di quest'arma, ovvero la Beretta 81, che va a raggruppare tutta una serie di armi ovviamente prodotte in casa Beretta. In particolare si tratta di quella che possiamo chiamare una linea, una nuova linea che esteticamente riprende le berette serie 90, ma utilizza un sistema di chiusura prettamente a massa, quindi non ha alcun blocco oscillante o non opera a corto rinculo come la serie 90, e quindi può utilizzare tutti quei calibri più piccoli del 9x19 e del 9x21. In particolare la 84 è un'arma in 9 corto, anche noto come 380 ACP, ma come ben sappiamo anche altre serie 80 della Beretta sono in altri calibri, non solo il 9 corto ma 765 Browning, primo fra di tutti, e il 22 Long Rifle. Il 9 corto è un calibro assolutamente interessante, per me lo trovo veramente affascinante, oltre al fatto che in Italia ha avuto una vita particolarmente longeva. Infatti è stato diciamo il calibro da pistola d'ordinanza dell'esercito per tantissimo tempo. Sto pensando in particolare alle berette 34 in 9 corto. E il 9 corto è un po' un limite meccanico, nel senso è una delle più potenti munizioni che si può utilizzare in un'arma corta senza dover ricorrere a un metodo di chiusura. Parentesi importante, ci sono calibri più forti che vengono utilizzati in armi senza un sistema di chiusura, non sono molto diffusi. Mi viene in mente per esempio il 9 mm, il 9 Ultra o lo stesso 9 Makarov russo, è un po' più potente del 380, ma il 380 diciamo, ecco, è nel margine della potenza massima che si può mettere in una pistola senza utilizzare un metodo di chiusura, tanto che alcune armi moderne, subcompatte per esempio, molto compatte, che usano il 380 usano un metodo di chiusura, quindi stiamo proprio su quel limite. La 84FS in particolare come mercato ha trovato le persone che hanno bisogno di un'arma da difesa, penso per esempio a guardie giurate, ma tantissimi anche corpi di polizia che non devono necessariamente essere standardizzati agli stessi standard dell'esercito, che ora utilizza ovviamente il 9x19 NATO, ma possono usare tanti altri calibri che spesso si hanno in magazzino. In particolare la 84FS è un'arma alla quale sono stranamente affezionato, vi dirò, perché a Roma mi è capitato spesso di utilizzarla e di vederla utilizzata in poligoni e TSN, perché è l'arma d'ordinanza della Polizia Municipale di Roma, quindi di queste 84FS ne vedete in realtà tante in giro per Roma. Forse dall'accento si capisce dove sono cresciuto. Per il resto non c'è molto da dire riguardo alla storia. Spostiamo dunque la telecamera, diamo un'occhiata da vicino, perché come ho detto esteticamente sembra una serie 90, ma come abbiamo visto per l'81, meccanicamente parlando non lo è una Beretta 70 e in un certo senso una Beretta 34. Andiamo subito a vedere e poi prendiamola per una bella prova a fuoco. La Beretta 84FS ci presenta, come abbiamo detto, le classiche linee che sono proprie della Beretta serie 90. È una somiglianza prettamente estetica, anche perché meccanicamente parlando questa è un derivato della Beretta 70. Se volete vedere quanto le berette serie 80 sono simili alle berette serie 70, andate a recuperarvi il mio video sulla Beretta 81. Lo trovate qui nell'angolo in alto a destra, dove proprio metto, all'interno di quel video metto proprio accanto una Beretta 81, accanto una Beretta 70, per vedere la sua terribile somiglianza in qualche modo. Abbiamo una serie di comandi ovviamente sull'arma. Classicamente sul lato sinistro possiamo levare il caricatore in 9 corto. Questo caricatore ha una bella capacità di 13 colpi, che non è male per un'arma
di quell'epoca e di queste dimensioni. Abbiamo anche dal lato sinistro la leva dell'Old Open. Sottolineo che la molla su quest'arma è estremamente dura. Ricordiamoci, questa è un'arma a massa e quindi l'unica cosa che tiene il carrello chiuso nel momento dello sparo è la sua inerzia e la resistenza della molla. Quindi sono armi che hanno tendenzialmente molla abbastanza forti. È molto più difficile da manipolare di una pistola più grossa, ma che utilizza un sistema di chiusura. Comunque, l'Old Open ovviamente attivato da questa protrusione che sbuca sull'elevatore del caricatore quando non ci sono colpi all'interno. Ovviamente in questo momento, tirando indietro il carrello o la leva in giù, il carrello viene sbloccato e torna in batteria. Andando indietro abbiamo poi la sicura che ricorda quella, diciamo, delle Colt 1911 che abbiamo visto anche nella Beretta 70, ma a differenza della Beretta 70, dove è semplicemente una sicura che va a bloccare il cane, il rilascio del cane va ad agire sul meccanismo di scatto, in quest'arma la sicura è anche una batticane. Infatti, tirando su la sicura, come vedete, il cane è stato abbattuto, il grilletto si è resettato molto più avanti. Levando la sicura ho la possibilità di sparare, ma con una lunga e pesante, a dire il vero, doppia azione. Dal lato destro abbiamo poco altro, perché abbiamo riprodotta a mi destra la sicura. Noterete che il pulsante dello sgancio del caricatore può essere messo dall'altro lato se qualcuno abbia la sfortuna di essere nato mancino. E abbiamo ovviamente l'elemento, il blocco, diciamo, rotante, che ci serve a smontare la pistola, un elemento che troviamo quasi in tutte le armi della Beretta. E sapete cosa? Andiamo a fare proprio ciò, per chi non sappia come si smonta una serie 80. Dal lato sinistro, questo piccolo pulsante lo devo tenere premuto, lo faccio con la mia mano, non lo vedete, e ruotare questo blocco. Separerò così il castello dell'arma, il fusto dell'arma, il lower, chiamatelo come volete, da quello che è considerato invece l'upper dell'arma, il carrello con la canna e la molla di recupero. Possiamo poi andare semplicemente a togliere la molla di recupero e rimuovere la canna. Qui già molti di voi stanno urlando Beretta 70, lo so bene, ripeto, andate a riprendervi quel video. Per il resto il carrello ha davvero poche sorprese. È un pezzo unico fresato da pieno, notiamo giusto al lato sinistro quello che è l'estrattore dell'arma. Ovviamente rimontare l'arma è il processo inverso, semplicemente inseriremo la canna nella sua sede, poi andiamo anche a mettere la molla di recupero, se non mi cascasse in posti strani. Possiamo inserirla qua, un'arma estremamente semplice comunque, sia da smontare che da rimontare che da comprendere, non essendoci alcun meccanismo di chiusura. Andiamo ad unire semplicemente le due metà. Fatto. Andiamo a provarla con una bella prova a fuoco. Vi spoilerò che quest'arma mi piace a me. Mi piace, qualche fascino sarà che ne ho viste tante a Roma all'epoca da giovane. Ed eccoci qua sulle linee di tiro del TSN di Legnano. Abbiamo la nostra Beretta 84 FS Cheetah, il ghepardo. Vediamo come se la cava la piccola pistola di casa Beretta, ancora oggi ampiamente utilizzata da corpi di polizia e guardie giurate o per altri scopi prettamente di difesa. Abbiamo un caricatore da 13 colpi di 9 mm corto. In particolare abbiamo delle Fiocchi Training palla ramata da 100 grani, una palla abbastanza leggera, ma una tipica palla del 9 corto, che di 9 ha come sicuramente il diametro, ma ha una pressione decisamente più bassa. Carichiamo la nostra Beretta. Tra l'altro la molla molto dura,
E infatti mi stupisce vedere che molti pensano che queste armi siano più adatte alle donne per qualche ragione o persone fisicamente più deboli. Qui al TSN, ma anch'io nella mia esperienza, ho visto più di una signorina con le unghie lunghe faticare a dover caricare un'arma del genere, soprattutto se ce l'ha in dotazione in polizia. Quindi non sono affatto più semplici da caricare perché hanno una molla abbastanza dura. Vediamo, abbiamo una bella zigrinatura qua davanti sul ponticello che ce la fa afferrare in una maniera un po' più diversa, ma proviamola un po' più classicamente adesso. Che non è andato in hold open. Il carrello non ci è andato in hold open, sopravviveremo. Allora, il 9 corto è un calibro in realtà sorprendentemente frizzante, soprattutto se usato in queste armi, armi tipicamente a massa, armi leggere. Quest'arma qua, la Beretta 84, ho l'impressione che abbia più rinculo, calci di molto più violentemente di una normale 9 mm. In parte abbiamo più massa nel carrello che deve muoversi, abbiamo un'arma più leggera. Abbiamo l'assenza di un sistema di chiusura, sono tutti fattori che contribuiscono. Magari è una mia sensazione, ma adesso la proviamo di nuovo. Il 380 auto, comunque il 9 corto, è un'altra munizione inventata da John Moses Browning, se non lo sapevate. Una delle tantissime munizioni per arma corta inventate da Browning. E pare che lui stesso la preferiva alla precedente 32 ACP o 765 Browning che aveva inventato. Questa munizione ha il grande vantaggio che non ha il collarino sporgente, mentre la 765 è una cosiddetta semi-rimmed, dove è leggermente sporgente in realtà. Forse non lo sapevate, sapevatelo. In realtà quest'arma potrebbe essere portata con un colpo in canna e poi col caricatore inserito. Ed è quindi quello che proveremo a fare, quindi sparando 14 colpi in totale. Sperando che l'hold open funzioni stavolta. Non ha funzionato l'hold open, ma sopravviveremo. Forse c'è qualcosa col caricatore che non va, ma perdoniamo. Ah, ora funziona, non so perché. Sparando non... magari sparando veloce come ho fatto non ha voluto... Ha voluto funzionare poco male. È un'arma divertente, un'arma che sta bene in mano. E ripeto, non è la cosa migliore al mondo per i principianti o per le persone con meno forza fisica. Onestamente, il caricamento è relativamente difficile con la molla abbastanza dura. Ed è un'arma in mano tenuta relativamente esuberante, mi sembra. Ripeto, non è una questione puramente del calibro, ma della combinazione calibro-arma. Comunque un'arma che si presta perfettamente agli scopi da difesa per la quale è stata pensata. Ricarichiamo, proviamo a sparare qualche colpo a una mano. Sapete che ci tengo molto a sparare quelle armi a una mano? Soprattutto quelle difensive. Perché credo che sparare con una mano sia un'abilità assolutamente fondamentale per quanto riguarda la difesa. Molti hanno un sacco di enfasi nell'insegnare a sparare con due mani, non rendendosi conto che moltissime situazioni difensive, primo si spara una mano, secondo si indietreggia, e non sono spesso cose che vengono praticate, ecco. A me piace quindi provare in particolare le armi difensive a una mano, ma un po' tutte, perché cambiano un po' di cose ed è un'abilità importante. Quindi caricatore dentro, vediamo che possiamo fare così. Ha il rinculo un po' che ricorda non ironicamente la Tokarev, la TT-33, perché ha questa palla leggera che dà un rinculo molto, molto strappato. Molto, 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 molto strappato. Con un po' di pratica perfettamente controllabile, ma comunque non è il rinculo più morbido della storia. Sto registrando questa sequenza dopo aver sparato una 40 Smith & Wesson, ho l'impressione che ha un rinculo simile. Certo, l'arma in 40 era un po' più pesante anche per questo, no? E che dire, grazie a tutti per aver visto questo video. Io come sempre vi ricordo che è possibile
partecipare e sostenere questo canale innanzitutto facendomi provare queste armi, perché gente come voi che mi propone di venire ai poligoni, avete visto tantissimi episodi passati, siete letteralmente voi che mi aiutate a fare questo canale, per cui vi ringrazio. Potete sostenermi su piattaforme come TP o Patreon, perché sapete che fare queste cose non è gratuito. Se non potete, guardate il video, lasciate un like, condividete, commentate, aiuta tantissimo l'algoritmo. E quindi, come sempre, ci vediamo alla prossima.